Ma allora, fermo restando che non è una sfida tra me e Flavia, perché lei è padrona del suo destino. Io credo che chi fa il mio mestiere, cioè nel mio ruolo, abbia il diritto ma anche il dovere di raccontare anche qualche cosa che magari in certi momenti un atleta non avverte, perché può essere stanco, può essere giustamente, diciamo, con una prospettiva di vita diversa. Io poi siamo a ottobre del 2015, vediamo quello che succede, ho visto anche quello che ha dichiarato. Flavia ci parlo praticamente tutti i giorni. So anche di questo incredibile, diciamo, cambio di programma della sua vita, perché gli è arrivata la wild card, come lei è arrivata da Barcellona, che aveva giocato a Tokyo, ha ripreso l'aereo. Io gli sono molto vicino, ma stiamo a vedere. Io proprio così sicuro come lei non lo sarei.